approfitto per fermi. Ne approfitto per fare una cosa essenziale. Adesso so che voi non avete impegni fino al 6 di agosto, quindi ve li presento tutti. Fermi. Eh sì, perché se no voi cosa vi avete pagati a fare questi 3 euro qua, se non per sentire il nome del vostro bambino? Un attimo, l'applauso è un po' fioco, tenetevelo, però ve li comando un attimo gli applausi, perché se no non andiamo più via. Presentiamo un attimo i batteristi, fermi. Venite qua, batteristi, un attimo. Aspetta, no. No, voi venite, che mi sembra di essere vigile, me l'aveva detto il mio maestro, ti mando a dirigere il traffico. Venite qua che ce la facciamo. Potete partire. Daniele, Tommaso, Andrea, Tommaso, Alessandro, Federico. 1, 2, 3, 2. Bravissimi. Ciao. Adesso i tastieriste, venite tutte qua, che sono tutte delle ragazze, strano. Tastieriste, un applauso, eccola, Emma, Sofia, Anna, Martina, Anna e l'altra, questa è Irene, sono uguali, anche la mamma è uguale. Andate indietro che sennò non mi vedono. Elisabetta, Anna, lei è Anna davvero. Belle, 3, 2, 1, boom, evviva. Adesso il discorso è complicato. Ah no, siete già belli fatti. Facciamo che state lì e vi prendete l'applauso da lì, perché i chitarristi quando li fai muovere... No, non si vedono. Mettetevi davanti alla luce che c'è una madre che vi vuole vedere. Alzatevi. No, alzatevi, dai. Anche gli altri due vengano davanti. È un'operazione molto complicata, perché sapete che c'è delle barzellette sui chitarristi assurde? Poi ve le fate dire da Mauro Moro. Cristian, Edoardo, Davide, Luca, Giulia, Jacopo, un grande applauso. 3, 2, 1, via, bravissimi. Sì, poi è il turno di tutti. Bello, no, alla fine che cantino e non si droghino. Non tutti, alcuni non si droghino. A proposito, i flauti. Giada, Linda, Anna, un applauso, Anna, perché Irene è lei. 3, 2, 1, giù, bravissimi, via. Bravissimi. Ora vedo che è complicato che dovete staccare il microfono. L'avete già staccato? Allora venite con gli strumenti, che belli! Gli archi, per favore, un grande applauso. Chiara, Giulia, Francesco, oddio. Non voglio chiamarla non col suo nome, è giusto. Ah, Sofia, l'avrei detto giusto. Sofia, mi stanno portando via. Mamma, non è come sempre. Un po' più indietro. Se no non si può fare foto, le luci, le luci. Va tutto bene. Scusate, l'applauso. Anche voi più indietro. Aspetta. Se no le mamme non possono fare le foto. Li vedete? Le vedete? Le faccio. Le distinguete da me? Bravissime. Grande applauso. Giù. Su. Bellissimo. Allora ora io se muovo questi, che c'è anche gente gravida, non capite? Diventa complicato. Chiara Miolo, ciao. Allora, dimmi, sono dal dottore tutti, dal dottor Pio. Allora adesso ve li elenco da qua, state là dove siete, vi dico i nomi di tutti che sono tanto belli. Loro, tra l'altro, vi segnalo, perché voi non siete così attenti come sembrate, i ragazzi sono là e ora faranno un casino della Madonna, però è bello così. C'è uno, ma si vuole buttare lei, perché c'è uno in piedi. Mi sembra quella volta di Sanremo che c'era uno su... Non è, okay. No, sai quando Pippo e c'era quello lì su... È il sogno della mia vita, andare lì e dire no, la vita è meravigliosa, buttati. Allora, la cosa importante è questa. È finita, dai, è questione di secondi. Loro hanno fatto un concerto al mese quest'anno e lo faranno anche se Dio vuole, cioè se Giovanni Caromi dà il denaro per farlo, anche l'anno prossimo. Quindi tutto questo è molto bello. Ve li elenco, fate i bravi. Elisa, Elaine, Anna, Cristiana, Elena, la cugina di Elena, che come tutti sanno si chiama Laura. Laura anche lei. Beh, per Francesca, Andrea, Giorgio, scusate un attimo. Io vengo a Montegalda non per denaro, ma per la mia amicizia con Giorgio Balbo. Quindi... Perché è un grand'uomo, non è una battuta, è una grande cosa.
Giulia Miotto, fantastica. Albertone, De Biasi, Valeria. Però applaudite anche loro, che cazzo, non applaudite anche loro. Valeria, Giulia Carli, Yuki Smith, Loredana, Alessandra, Silvia, l'abbiamo presentata prima, Lara, Sabrina, Giada. Che dire, noi vi facciamo un'ultima canzone perché è bello, insomma, è quello che la musica può fare, dice la canzone. Grazie ancora una volta per essere venuti, grazie a Beppe, che è ancora sveglio, Beppe di Angoli di Mondo, sì. Vabbè, è una grande cosa, leggetelo il volantino che vi hanno dato, perché stasera volontariamente o involontariamente avete fatto del bene. Quindi adesso chiamerei Cristiana Girardi, vicepresidente dell'Ambaradan, qua, a cantarvi una canzone della buonanotte.